Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo il continuo della lezione per diventare piloti da rally. Non che io voglia diventare un pilota da rally, però è sempre un'esperienza formativa. Come l'altra volta, appunto, questo corso è fornito da BF Simulator, lo stesso ragazzo che produce i simulatori apposta per i piloti da rally e non solo. Trovate il link in descrizione. Oggi proviamo un 106 da rally su strada chiusa. Vi seguirò durante il video per raccontarvi un po' quello che accade. È stata una giornata molto tosta, tanta adrenalina, tanto freddo, ma anche dei lati negativi. Dimenticavo le nuove felpe appena uscite, felpe dedicate alla Nissan Silvia che spero possiate portare, me compreso, alla presentazione ufficiale live dal vivo della Nissan Silvia che verrà fatta ad un raduno che devo ancora scegliere. Quindi vi aspetto con questa felpa, con logo Passione Motori, Nissan Silvia e il logo posteriore, per fare una bella foto tutti insieme con la macchina e tutte le felpe uguali. Ovviamente di diversi colori, ma comunque la felpa è quella. Trovate il link in descrizione. Partiamo! Dopo una veloce colazione sono sceso in box a prendere la solita compagna di viaggio, la piccola e fedele Abartina. Sono poi andato a recuperare Tommy per aiutarmi nelle riprese. Oggi ultimo giorno dell'esperienza rally. Oggi faremo quindi la prova su strada, con strada chiusa al traffico ovviamente, e auto da rally. Ci vogliono 2 ore per arrivare sul posto perché è in provincia di Brescia, ma è tipo in mezzo alle montagne, quindi dovremo andare con la Bartina. Speriamo non ci sia ghiaccio o neve. Invece già dal viaggio capivamo che il meteo non sarebbe stato dalla nostra parte. Ma perché è già il secondo bandino? Potete vedere, pieno di foglie per terra, così se uno sbaglia finisce o nel burrone o nel muro o nel guardrail. E in più, come notate, ci passa giusto la mia 500, quindi voglio proprio sapere se c'è una macchina nel senso contrario dove va, perché ricordiamolo, è doppio senso. E già, alla fine dei conti, i rally si corrono proprio in queste strade di montagna, strette, tortuose, quasi dimenticate. Allora, siamo arrivati, fa un freddo porco, ci sono 3 gradi ed è tutto congelato. Ma che roba! Come avete visto, la strada che abbiamo fatto per venire qua era orribile. Facciamo rally! Ma stiamo scherzando? Io non ho parole. Ed ecco cos'è successo durante la giornata. Ok, partiamo con ordine. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare adesso è scrivere le note. Quindi, come di buona norma, quando si fa, prima di fare un rally, si fa la ricognizione. Quindi io ti dico, sinistra 3, 20. Sostanzialmente, durante le ricognizioni, si percorre il tragitto insieme al proprio navigatore, si analizza il percorso e gli si dettano le note. Parlando appunto delle note, giusto per ripassarle, come raccontato nel video precedente dove trattavamo la teoria e ci allenavamo sui simulatori, impararle non è così difficile. Con i numeri vengono identificate le curve in base alla loro velocità. Una curva 6 è una curva molto più veloce rispetto a una 1, che si avvicina quasi ad un tornante. Con i numeri 50, 80, 100 e così via, si identifica la distanza in metri tra una nota e l'altra. Si usano poi le congiunzioni in, su e per indicare la vicinanza tra le curve. Poi molte cose sono personali. Fa ancora un altro accenno sinistro e... Ok, adesso me le dice lui, riproviamo, vai! Vai, sinistra 3, 50. Dopo aver segnato le note si ripercorre il tracciato facendosele dettare in modo da capire se ci sono errori o piccole correzioni da fare. Ed è anche una scusa per prendere confidenza con il percorso. Ovviamente è molto importante non affidarsi alla propria memoria, ma ascoltare il navigatore. La memoria può ingannare, le note dettate no, se il naviga è un buon naviga, ovviamente. Accenno sinistro, 50, vai, destra 5 su, sinistra 5, destra 5 su, sinistra 5,
sinistra 2, okay. In destra 3. Qua in destra 3. Esatto. Vai. Qua c'è un sinistra 2 lunga. Esatto. Cazzo, non faccio un altro pin. Questo è un 2, a memoria lo so. Adesso destra 3 lunga, lunga chiude, esatto. Su sinistra 3 lunga. Bene, adrenalina a 1000. È il momento di guidare una vera auto da rally. Se vuoi spingere, prima o poi. Sarà molto difficile sentirmi, perché ovviamente la macchina faceva un rumore atroce. Questa camera è quella che forse dava più il senso della velocità, perché le altre sembra che... cioè, ti danno l'idea che stai andando veramente piano. Questo era tipo un sinistra 2 in destra 2, quindi proprio attaccata all'altra. Qui addirittura dentro la quarta c'era ghiaccio per terra. Entrata? Non ero sicuro fosse entrata la marcia, è entrata, tornante. E ora qui inizia la parte molto molto tortuosa. Sono quasi tutte delle due. Strettissimo, quindi o prendi il guardrail o prendi il muro. Eccola qua, sinistra 2, un po' lunga e cieca. Qui se sbagli finisci giù nel burrone. Basta staccare sbagliato, non c'è ABS, prendi le foglie e vai giù. Perfetto, ora in discesa è un pochettino più complicato, perché ovviamente la macchina prende velocità più velocemente e frena meno. Le cambiate sono anche un po' lente, sia perché il cambio era veramente particolare e poi c'era una piccola, forse un problemino alla frizione se non ricordo male. Tornante 100 a vista e quindi giù tutto. Terza, la portatura del cambio cortissima. Quarta, come potete vedere ci sono i commissari ovviamente sulle curve un po' più importanti. Quarta ancora. Terza. Sentite che botti che tira.
qua addirittura si erano bloccate le ruote perché ho frenato forte, ma ho preso anche un avvallamento. Vabbè, ma adesso anche ci siamo divertiti. Sì, no, ma davvero è comunque sia tecnica, quella che non conosci neanche la strada e niente, non è semplice. Siamo andati benino, dai. Io no, bravo. Va bene, ti ringrazio. E ora tutti voi vi chiederete, ma il crash? Alla guida non c'ero io, ma ecco cos'è accaduto. Porcacciolo. Distrutto tutto. Purtroppo queste sono cose che possono accadere. Giustamente, se si spinge tanto, soprattutto in uno sport come il rally dove ci sono moltissime incognite, l'incidente è sempre dietro l'angolo. Questo ragazzo aveva noleggiato la stessa macchina che ho utilizzato io per fare il rally per appunto allenarsi alle sue prossime gare. Non ha fatto la scuola di rally con noi, ma voleva solamente un'auto muletto su cui allenarsi. E purtroppo ha fatto un danno non molto ingente, ma che comunque ha reso l'auto inutilizzabile. Sono stati lì a rifare le piastre per far salire loro due, che sono altri uguali. Allora, quindi, com'è stato? Ne è valsa la pena? Assolutamente sì. Oltre al fatto di essere un'esperienza veramente formativa, quindi veramente te ne torni a casa che hai imparato qualcosa, è un'esperienza incredibilmente divertente, adrenalinica, da fare se sei un appassionato di motori, se ti piace il rally e se hai sempre sognato di poter correre su una strada di montagna chiusa al traffico, tutto imbragato con una macchina che fa un casino della Madonna e hai il navigatore a fianco che ti spara le note e tu devi usare il cervello per recepirle e capire le curve che stanno arrivando per farle il più velocemente possibile. È un'esperienza incredibile che l'unico modo per capirla è viverla. Spero che questo video vi abbia trasmesso le stesse emozioni o perlomeno una buona percentuale di quelle che ho provato io durante questa bellissima giornata. Ringrazio ancora BF Simulator per l'opportunità, sappiate appunto che insieme stiamo strutturando un simulatore da drift, quindi faremo un simulatore apposta per me per allenarmi nel drift e ovviamente chiunque di voi potrà acquistarlo sul suo sito. Vi ringrazio per la visione e noi come al solito ci vediamo nel prossimo video qui sul canale Passione Motori, che sarà domenica. Bella! Let's party in my street.